Saranno di certi gradini più puliti di Madison Avenue. È quel che Mr. Day mi ha ordinato. Buongiorno. Buongiorno. Siete nuova di qui, vero? Ho iniziato stamane. È così che Mr. Day riceve il latte. Andiamo! Annie, badate bene a non scottarvi le mani. E teneteli coperti fino al momento di servire. A Mr. Day i dolci piacciono ben caldi. Me ne ricorderò. Tutto pronto per la colazione? Sì, signora. Buongiorno, signora. Buongiorno, Annie. Vi siete ambientata? Sì, signora. Lo spero almeno. Non siate tanto nervosa perché è il primo giorno di lavoro. Andrà tutto bene, vedrete. Spero solamente che nulla vada storto. Oh, no, Annie. La crema di latte e lo zucchero vanno qui. Oh, ho pensato che in questo modo sarebbero stati comodi per tutti e due. Mr. Day siede qui. Oh, scusatemi. Volete dirmi come devo disporre i tovaglioli, signora? Oh, ma è semplicissimo. I ragazzi hanno le iniziali incise. La C di Clarence, che siede qui. La J di John, qui. La W sta per Whitney, che siede laggiù, vicino a suo padre. Sì, signora. E quello con il cagnolino è di Arlan, naturalmente. È il più piccolo. Quello sottile e senza scritte è il mio. E questo è di Mr. Day. Sono identici, a parte una botta presa cadendo, un mattino. E a questo proposito, Annie, accertatevi che il caffè di Mr. Day sia sempre caldo. Sì, sì. E ogni volta a Mr. Day rispondete sempre sì. Non siate così nervosa, vi abituerete. Sì, sì. Oh, che magnifica pianta tropicale. Sono così contenta che sia qui. Non occorre bagnarla ogni giorno. Troppa acqua le fa più male che bene. Ah, buongiorno, mamma. Credevo foste ancora di sopra. Buongiorno, Clarence. Allora papà sta parlando da solo? Un pel di carota. Dormito bene, mamma? Sì, caro, grazie. Ah, ho una fame. Oh, Annie, frutta per tutti la mattina, a parte i due piccoli che mangiano porridge con latte. Sì, sì. Per Giove, un altro incidente a New Haven. E chi ci rimette è sempre la borsa. Papà sarà furioso. Vorrei tanto che New Haven fosse più tranquilla. Se sapessero come si arrabbia tuo padre. Santo cielo, Clarence, ma che ti è successo? Si è rotta di nuovo. Margaret l'ha già rammendata, ma inutilmente. Ah, caro. Sarà il caso di convincere tuo padre a comprarti un vestito nuovo. Clarence, perché hai tolto il mio acido solforico dall'armadio? Ti ho detto mille volte di non fare esperimenti nell'armadio. Due? Buongiorno, mamma. John, stai forse cercando di affumicarci un'altra volta? Oh, no, mamma. Sto costruendo una pila elettrica. Farà suonare anche il campanello. Sai bene che tuo padre non ama l'elettricità. Mamma, ben presto tutto sarà elettrico. Non in questa casa. Per Dio! Che succede, Claire? Cosa c'è? Dov'è la mia cravatta? Quale cravatta? Quella che vi ho dato ieri! Non è ancora pronta, non l'ho detto a Margaret. Vi avevo chiaramente detto che volevo indossarla stamane. Le cravatte non vi mancano, mettetene un'altra e scendete a fare colazione. Oh, non so proprio che ne sarà di questo mondo. Mamma, mi permettete di fare colazione prima? Devo giocare a baseball. Tre. Whitney, prima però dovrai ripassare il catechismo. Mamma, sarò il battitore della squadra. Buongiorno. Chi ha vinto? I Giants, 7-3, e hanno battuto il record. Fammi vedere. Ragazzi, non spiegazzate il giornale o papà si arrabbia. Mamma, volete interrogarmi sul catechismo? Ho studiato bene. Va bene, caro. Qual è il tuo nome? Whitney Benjamin. Chi è stato a darti... Sto arrivando! Mi aiutate?
aiuta a scendere, mammina. Le scale sono fatte apposta, tesoro. Buongiorno, caro. Buongiorno, mammina. Come sta il tuo dito? Prude. Bene, allora sta guarendo. Vieni su. 4. Dunque, cosa stavo facendo? Ah, certo, il catechismo. Chi è stato a darti questo nome? I miei padrini di battesimo, grazie al quale sono entrato a far parte della Madre Chiesa, con la promessa di entrare nel Regno dei Cieli. Mamma, se non fossi stato battezzato, non avrei alcun nome. Non per la Santa Madre Chiesa. Cosa hanno giurato i padrini in tuo nome? I padrini hanno compiuto 3 giuramenti in mio nome. Primo, cancellato dal battesimo il mio peccato originale, io rinuncio al peccato. Secondo, io credo nella Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo. Terzo, io mi adeguo al rispetto dei comandamenti divini e a ciò che è conforme alla volontà di Dio. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno. Buongiorno, papà. Buongiorno, Vinny. Dormito bene? Sì, tesoro, grazie. Bene. Sedete, ragazzi. E questa cosa sarebbe? Claire è la nostra pianta tropicale. Allora il suo posto è all'equatore. Portatela via, Catherine. Voi non siete Catherine? No, signore. Bene. Non mi piaceva comunque. E ora sediamoci. Portatela altrove, Annie, ma non vicino alla finestra. Siedi, Arlan. Grazie, caro. Ma di chi è questo cagnetto? Me l'ha promesso, mammina, non darà fastidio. Come dite, cara? Claire, quel vestito vi dona molto. È troppo stretto. Sarete ingrassato? Non peso un grammo di più del solito. Sapete, Clarence è riuscito a rovinare l'unico vestito decente che ha. È un peccato, ma temo proprio che ne abbia bisogno di uno nuovo. Esigo che Clarence tenga da conto i suoi vestiti. Papà, quando andrai a Yale quest'autunno avrai un guardaroba completo, ma non adesso. Non potremmo riutilizzare uno dei vostri abiti vecchi? Gli abiti di cui dispongo non sono affatto vecchi. E non intendo disfarmene prima di allora. Ma caro, se davvero volete disfarvene, perché non darli a Clarence? Sì, papà, i vostri vestiti non sono mai logori e quando ne comprate di nuovi la mamma spedisce quelli vecchi ai missionari. Beh, non sarei poi così male come missionario. Clarence, prima di fare paragoni con un missionario, ricorda di che sacrifici sono capaci. Oh, non credo, Vinny. Ritengo che i miei vestiti si addicano più a Clarence che a un 88. Faremo riadattare quel mio vestito scuro per te. Oh, grazie, papà. Un vestito nuovo. Grazie. Come ricompensa, Clarence, voglio che tu faccia più esercizio con il violino. Whitney, cerca di calmarti. Ma papà, devo andare a giocare a baseball. Prima però devo ricordarmi di ripassare il catechismo. E che lo ripassi a fare? Perché se non sa a memoria il catechismo non potrà fare la cresima. Ma Whitney deve giocare a baseball oggi. Potrà fare la cresima anche domani. Ma caro, a volte sembra che non vi importi affatto se i vostri figli andranno nel Regno dei Cieli. Oh, Whitney ci andrà senz'altro. Ti aspetterò lassù e li convincerò a farti entrare. Ah, Whitney, una volta lassù organizzeremo una squadra di baseball tutta bene. Nostra. Soltanto voi potreste cercare di comandare anche lassù. Per quel che ne so io, nel Regno dei Cieli non brillano certo per acume negli affari. Un uomo come me potrà essere utile. Cosa vi rende tanto sicuro di andare in paradiso? Se non sarà così, solleverò un baccano d'inferno. Claire, vorrei tanto che vi comportiate bene in paradiso. Andiamo, Vinny. Vinny, quante volte devo ricordarvi di non assumere domestiche che non sanno servire come si deve? Claire, non vedete che sta facendo del suo meglio? Ma come posso servirmi se continua a tenere quel vassoio così in alto? Vi spiace abbassarlo, Annie? Sì, signora. Che fine ha fatto quella di ieri? Non capisco come non riusciate mai a trattenerle. Ah, voi lo credete? Governate la casa come faccio io con l'ufficio. Voglio solo un buon servizio. Che cos'è questo rumore? È Annie. Annie? Chi è Annie? La domestica. Andate, Annie. Dovreste vergognarvi del vostro comportamento. E ora che ho fatto? L'avete fatta piangere parlandole in quella maniera. Ma se non le ho rivolto la parola? Stavo interpellando soltanto voi. Vorrei tanto che foste più cauto. È così difficile trattenerle e l'uniforme le stava a pennello. Che succede, Claire? Cosa c'è? Tu
tuoni e fulmini. E tu da dove arrivi? A chi appartieni? È mia, papà. Si chiama principessa. Mi pare più un principe. Avete chiamato, signore? Margaret, la pancetta è ottima. Oh. Davvero ottima. Grazie, signore. Arlan, come va il tuo dito? Vieni, fammi vedere. Sì, papà. Ah, bene, sta guarendo molto bene. Così la prossima volta saprai che non si abbracciano i gatti. Accarezzali se vuoi, ma non strozzarli. E ora torna a mangiare. Ma non mi piace quella roba. Su, ti farà bene mangiare. Ma non mi piace. So io quello che ti piace e quello che non ti piace. Sei troppo piccolo per sapere queste cose. Come puoi dire che è cattivo? È buono. E io lo odio. Adesso basta, non discutere. Va subito a mangiare. John, ho una lettera per tua madre. Ho finito di mangiare. Volete scusarmi, papà? Sì, Whitney, puoi andare. Buona fortuna. Grazie. Whitney? Sì, mamma. Il catechismo. Non importa, Caro. Stamattina vai. Grazie, mamma! Avete chiamato, signore? Margaret, cos'è questo? Caffè, signore. Non può essere caffè. Una tal mistura non può risultare da acqua e chicchi di caffè. È una sbobba ignobile. Portatela via. Tutte le mattine scendo a colazione affamato. Se è così, perché non terminate la vostra colazione? Lo sto facendo. Zia Judith vuole che vada a trovarla. Ebbene, Vinny, io vi dico basta parenti in questa casa. Il mio desiderio è di restare un po' soli e in santa pace. Claire, è zia Judith che vuole che vada a visitarla. Ah. Mangia, Arlan. Ma che scherzo è questo? Caro signor Day, vi assegniamo i diritti di vendita su Staten Island del nostro game home Popcorn. Credo sia per me, papà. E allora perché è indirizzata a Clarence Day Jr.? Oh, lo è. Starei alla larga dal popcorn, Clarence. È troppo indigesto. Tuoni e fulmini. Un altro incidente a New Haven. Signora, c'è un dollaro da pagare per un pacchetto. È di Louis e Congers. Oh, sì, quei coltelli che avevo ordinato. Fate un memorandum, Vinny. Un dollaro e annotatelo sul conto spese. Certo, esigo che registriate quel che spendete per la casa. Non capisco a cosa serve fare i conti quando i soldi sono già spesi. Eccovi un dollaro, Margaret. Vinny, la casa deve essere governata come un'impresa. Certo, per questo si tiene un libro dei conti. Oh, Claire, sono le 8:30. Non vorrete far tardi in ufficio? Andiamo, oh, c'è tempo. Ellie, sparecchiate la tavola. Subito, signora. Clarence, John. Sì, mamma. Spostate quel mobiletto che c'è in camera mia e portatelo nella vostra. Chi arriva? La cugina Cora. Porta un'amica con sé, una signorina. Che cosa? E tu ci aiuterai a intrattenerla, Clarence. Oh, mamma, devo proprio. Ma papà non garberà l'idea. Chissà che putiferio succederà. John, non criticare tuo padre. È una persona molto ospitale. Bisogna solo ricordarglielo, ecco tutto. Amo il tè, amo il caffè e le ragazze amano me. Le ragazze non mi amano e io non amo loro. Per Dio! Su, ragazze, andate. Cosa succede, Claire? Cosa c'è? Chi l'ha messa in questa stanza? Oh, Claire, la nuova domestica non poteva sapere che... Portate via quell'affare da qui! Va bene, ci penso io. Oh, Claire, tesoro, temo proprio di avere ancora bisogno di denaro. Avete brontolato per il caffè stamane. Sapete che la nostra caffettiera francese si è rotta e sapete come si è rotta. Lasciate stare, Vinny. Se ben ricordo, quella caffettiera costava 5 dollari e qualcosa. Ecco qui 6 dollari. Quando andrete a comprarla, scrivete l'esatto ammontare sul registro. Ma certo, caro. Non possiamo continuare mese dopo mese con i conti di casa in questo stato. No, ma ho trovato un sistema che terrà la mia contabilità in perfetto ordine. Sono molto contento di sentirvelo dire. Oh, basterà solamente aprire un conto in ogni negozio e loro terranno la contabilità per me. No, fatemi capire. Così sarà più facile registrare le spese in base alle loro fatture. Sì, è vero, come no? Vinny, è una soluzione che non mi garba. Claire, tesoro, non trovate orribile discutere così ogni mese? È così deprecabile. Eliminare queste discussioni farà piacere anche a voi. D'accordo.
d'accordo. Aprirò un conto da Lewis & Congers e da McCreary's per cominciare. Grazie, Claire. Vedremo se funziona. Grazie. Oh, il rettore sarà qui per il tè oggi. Il rettore? Grazie dell'avvertimento, me ne andrò al club. Non aspettatemi prima di cena. Claire, tesoro, vorrei tanto che dimostraste più interesse nella chiesa. Farmi andare in paradiso è compito vostro. Se il mio biglietto d'entrata avrà qualcosa che non va, ci penserete voi. Tutti vi vogliono bene ed io non fa eccezione. Farò del mio meglio, Claire. Senza di voi non sarebbe paradiso. Se ci sarete voi, farò di tutto per entrarci. Dovessi scavalcare il cancello. Sweet Marie, come to me, sweet Marie. Margaret, Margaret! Per Dio! Che succede, Claire? Cosa c'è? Perché Dio ha messo al mondo quei pazzi dei democratici? Oh, la politica. Ma ci stanno togliendo il pane di bocca. L'onesto Hugh Grant. Onesto. Pah! Gran sindaco vi siete dimostrato. Se non sapete far altro che aumentare le tasse ogni 5 minuti, andatevene. C'è chi è più in gamba di voi. Richard Coker governa la città. E voi siete solo il suo fantoccio. Ma ditemi. Questi aumenti significheranno migliorie pubbliche o spariranno in un baleno? Rispondete onestamente se potete, mister Onesto Hugh Grant. Non potete? Ah, lo sapevo. Pah! Margaret, altro che per mister Day. Con la promessa di porre fine al furto e alla corruzione. Ci no, siete riuscito? No. Clarence, dove hai messo la mia invenzione? L'ho messa sulla scrivania, in camera. Vuoi smetterla di spostare le mie Basta cose? Basta saccheggiare le tasche degli onesti cittadini di New York. O sbatteremo te e la tua combriccola fuori da quell'ufficio. Vi avverto per l'ultima volta. È un furto. Ecco che cos'è, un vero furto. Annie, Annie, portate questa tazza di caffè caldo a Mr. Day. Ma Mr. Day ha visto. La cittadinanza di New York City non ha alcuna intenzione di tollerare questo. Sciocchezze, sbrigatevi. Siete ben pagato per salvaguardare i nostri interessi, ma il risultato è l'inefficienza. So bene che siete un incapace e sospetto fortemente che siate anche spregevole. Non sfuggirete alle responsabilità legali. Responsabilità legali. Per Dio, responsabilità criminali. Non crediate di cavarvela facilmente. Vi farò sbattere in galera. Oh, santo cielo. Io non ho fatto niente. Benny, vi siete fatta male. Non voglio andare in prigione. Vinny. Vinny, non c'è pace in questa casa stamattina. Claire, cosa è successo? La sciocca domestica avrà fatto cadere il servizio di piatti. Ma cosa le avete detto? Alla domestica? Se non la vedo dall'ora di colazione. Devo andare in ufficio. Oh, certo, Claire, non vorrete far tardi. Sarò a casa in tempo per la cena. Perché non preparate pollo in fricassea stasera? Ma Claire, il pollo rincarato, 8 cents al chilo. Dove diavolo va vestita in quel modo? Claire, l'avete fatto di nuovo, vergognatevi. E di che cosa? Non capite che se n'è andata. Caro, non riuscirò a trovarne un'altra per tempo, ceneremo fuori. Cenare fuori? Sciocchezze. Ne troverò una io stesso. Claire, non potete, dovrà andarle bene l'uniforme. Sarà qui entro un'ora. Arrivederci. Arrivederci. Buongiorno, Mr. Day, andate in ufficio? Sì, Terence, buongiorno. Mrs. Day. Buongiorno, Mr. Day. Buongiorno, Terence. A letto. Ancora, che piacere rivedervi. Grazie. Ah, Vinny, devo proprio dire che più gli anni passano, più voi ringiovanite. Questa è Mary Skinner. La figlia di Ed Skinner, oh santo cielo, non vi avrei mai riconosciuta. Lasciate qui i bagagli e accomodatevi subito in casa. Mio padre mi ha parlato tanto di voi, Mrs. Day. Vi ha raccontato di quando intinse le mie treccine nel calamaio? Ci sono novità a Pleasant Vilcor. Oh, Vinny, ho tante cose da dirvi. Vi scrissi che zia Harriet si ruppe l'arca. Sì. Fu la sera della conferenza di Robert Ingersoll. Chiaramente lei non ci andò, ma fu un gran bene per Mr. Ingersoll. Come state, cugina Cora?
Oh, Clarence. Oh. Santa madre. Oh, no, Cora, questo è John. John? Oh, come sei cresciuto. Ti farei uomo prima ancora di tua madre. John, questa è Mary Skinner. Come state? Tutti quanti a Pleasantville. Ah. Nonno Evett, zia Edith, zia Hattie, Taylor e tutti quanti. E Cora, come sta nonno Evett? Oh, non sta affatto bene. Sapete che ha solo un rene e per lo più malconcio. Come state, cugina Cora? Che piacere rivedervi. Ma questo non può essere Clarence. Infatti? Santa madre! Figlioli cari, ogni volta che vi rivedo siete cresciuti di mezzo metro. Vediamo, frequenti ancora St. Paul, non è vero? St. Paul? St. Paul risale a molto tempo fa. Andrò a Yale il prossimo autunno. Yale! Mary, questo è Clarence, Mary Skinner. Piacere mio. È la prima volta che Mary viene qui a New York. Sì, è la sua prima visita qui. Allora, benvenuta a New York. Ho una magnifica idea. Chiederò a Mr. Day di portarci tutti quanti da Del Monaco stasera. Del Monaco! Che meraviglia, Mary, Del Monaco. Il cugino Claire è un ospite delizioso. Sono certa che desiderate rinfrescarvi, venite. Clarence, prendi le valigie. Vi ho sistemato tutte e due nella camera di Clarence, anche se lui pensava fosse troppo piccola. Ma quindi non siamo qui per disturbare. Abbiamo già provveduto a sistemare tutto. Esclusiva. È un piacere John, per me avervi qui, cugina Cora. Oh, suonate il violino. Veramente, io lo strimpello solo un po'. Non siate modesto. No, davvero, io... Io suono il piano, non benissimo, ma... Ora siete voi ad essere modesta. Avete mai suonato duetti? In vero, mai prima d'ora. Nemmeno io, prima d'ora. Cora non mi aveva parlato di voi. Siete il primo uomo di Yale che conosco. Yale. Sei strano, che ti è successo? Niente, non è successo niente. Dove sono? Desiderate una donna a servizio. Dove sono? Per cortesia, nome e indirizzo. Tuoni e fulmini, sono già in ritardo. Non ritenete il caso di spiegarmi in dettaglio di che persona volete disporre? La mia era una domanda, dove sono? Le ragazze sono nel retro, ma i clienti non possono accedere. Se volete dirmi qual è la posizione da occupare, sarò ben lieta di... Voi in piedi. Mi scusi, signore, ma è contro il regolamento. Devo sapere a cosa vi serve la ragazza. Questa va bene. Come vi chiamate? Hilda, signore. Hilda, l'indirizzo è 420 Madison Avenue. D'accordo, signore. È tutto, molte grazie. Signore, prima di consentire che una delle ragazze lasci questa stanza, devo sapere quale famiglia ha intenzione di assumerla. Cara signora, la mia famiglia sono io, chiaro? Dovere verso il mio prossimo è di amarlo come me stesso e di fare agli altri quello che vorrei fosse fatto a me. Che vorrei fosse fatto a me per ha studiato, sapete? Sì, è molto bravo per essere così giovane. Posso andare adesso? Sì, grazie, dottor Lloyd. Andiamo, Harlan. Ehi, aspettami. Oh, dovete essere molto orgogliosi dei vostri figli. Speravo di salutare Mr. Day quest'oggi. Beh, di solito ha già fatto ritorno a casa a quest'ora. Sarà andato a galoppare nel parco. È una splendida giornata oggi. È un appassionato di cavalli, non è vero? Oh, sì. Ditemi, è mai stato disarcionato da un cavallo? Oh, no, guai a disarcionare Mr. Day. Pensavo che fosse colpa di un incidente. Ho notato che non si inginocchia mai in chiesa. Non è stato un incidente. Ma non vorrei che pensaste che non sia devoto, tutt'altro. Spesso lo sento pregare ad alta voce in casa, ma non si inginocchia. Ah, forse questo è Mr. Day. Non credo proprio. Al diavolo, mi ero scordato. Claire, siete in tempo per il tè. Provvedo immediatamente. Come state, dottor Lloyd? Che piacere rivedervi, Mr. Day. Voi come state? Mamma,
Sono già tornate? No, Clarence, no. A parte le occasioni domenicali, vi incontro raramente. Allora, Claire, com'è stata la giornata in ufficio? Un vero inferno. Claire. Una giornata impegnativa, sono esausto. Come si possa essere stanchi dopo una giornata dietro una scrivania, non so. Suppongo che Wall Street sia per voi un mistero quanto lo è per me, dottor Lloyd. No, no, non ho dubbi in proposito. Il mio pensiero va spesso all'uomo d'affari. C'è un'immagine cara al mio cuore. Lo vedo al termine di una giornata di duro lavoro. Lo vedo fermarsi pensieroso e riflettere che tutte quelle cifre, siano esse profitti o no, non hanno importanza o conseguenze. Vanità e polvere. Ma sentite. Claire. Ditemi. Delia, servite il tè a Mr. Sì, signora. Chi è costei? La domestica. Non è quella che ho assunto stamane. L'uniforme era stretta. Mi piaceva di più quell'altra. Claire, il dottor Lloyd voleva parlarci dei suoi progetti per il nuovo edificio. Che cosa? La nuova chiesa. Rammentate il progetto per la costruzione della nuova Naturalmente chiesa. Naturalmente, se disporremo del denaro necessario. Io personalmente non ammetto che la chiesa scorrazzi per la città in cerca di fondi. Pertanto il mio contributo non potrà essere che minimo. La somma che ogni parrocchiano dovrà versare è già stata stabilita. E chi l'ha deciso? Dopo lunga riflessione, si è votato di assegnare ad ogni parrocchiano un contributo di valore equivalente al costo del suo banco in chiesa. Io ho speso $5,000 per il mio banco. Sì, Claire, quindi il nostro contributo sarà $5,000. Sì. È un furto. Sapete quanto vale al giorno d'oggi? $3,000. È il costo dell'ultima vendita. Ho già subito una perdita netta di $2,000 per quel banco. Frank Bex me l'ha venduto quando il mercato era alle stelle. Era ora di vendere. Ma vi avverto, Vinny, se il mercato sale ancora, mi libererò senz'altro di quel banco. Clarence Day, come osate parlare del Tempio di Dio come fosse una proprietà da vendere o comprare a Wall Street? Ma, Mrs. Day, vostro marito è un uomo molto pratico. È l'atteggiamento da assumere per la nuova chiesa. Guardare ai fatti e alle cifre. Quanto vale la proprietà attualmente? Dunque, vale $40,000? Ricordo bene che c'era un 4. Quanto vi costerà il nuovo immobile? Se non vado errato, parlavano di $85,000. O forse erano $185,000. Dottor Lloyd, voi sapete che un giorno tutti noi dovremo rendere conto al Signore. E certo lo faremo. Spero solo che il Signore sia clemente con i numeri. Mrs. Day è nel salotto. Oh, grazie. È la cugina Cora. È in visita in città. Bene. Salve. Salve. Ci penso io, signora. Grazie per l'aiuto. Venite, Mary. Oh, Vinny, che giornata. Non c'è negozio in cui non siamo entrate. Ma cugino Claire. Venite. Cora. Madre santa. Siete benvenuta come una rosa di maggio. E questa è Mary Skinner, Mr. Day. Lietissimo. Non ho parlato a Mary che di voi. Voleva tanto conoscervi. Bene. Dottor Lloyd, vi presento la mia adorata cugina, Miss Lloyd. E questa è Mary Skinner. Miss Skinner, il dottor Lloyd. Piacere. Che splendida riunione familiare. Leverò il disturbo. Addio, dottor Lloyd. Addio, Miss Cartwright. Addio. Addio. Oh, Clarence, avevi scordato di salutare il dottor Lloyd. Addio, dottor Lloyd. A presto, signori. Vi accompagno alla grazie, porta, dottor Lloyd. Molte grazie per il tè. Ah, la compagnia è stata deliziosa. Da dove viene questa graziosa ragazza? È la figlia di Ed Skinner. È la prima volta che viene a New York. Oh, accomodatevi, prego. Una tazza di tè? Abbiamo preso il tè in centro. Oh, potete andare, Annie. Delia. Delia, accomodatevi, prego. Se anche avete preso il tè, potete fermarvi ugualmente. Anzi, ho un'idea. Perché non restate a cena? È tutto sistemato, Claire. Cora e Mary ceneranno con noi. Bene, bene. Naturalmente sarà una cenetta alla buona. Oh, non la chiamerei certo. Claire, sapete, le ragazze andranno da zia Judith a Springfield per un intero mese. Va bene. Quanto vi fermerete a New York, Cora? Una settimana. Splendido. Allora vi vedremo spesso. Ma certamente, cugino Claire. Cora, avete fatto buoni acquisti in centro? Oh, non vedo l'ora di mostrarveli. Ma temo proprio di non poter aprire questi pacchetti di fronte al cugino Claire. Oh, dovrei forse andarmene? Oh, Clarence, ti spiace portare quei pacchetti in camera nostra o meglio in camera tua? È stato gentile Clarence a prestarci la sua camera per tutta la settimana.
Cora, andiamo, sono curiosa di vedere i vostri acquisti. Sì, torniamo subito. Vinny, vorrei parlarvi prima che andiate di sopra. Sarò di ritorno fra un minuto. Vorrei parlarvi adesso. Sarò da voi fra un minuto. D'accordo, Vinny, andiamo. Due donne sono accampate in casa nostra. Ma Claire... Rispondete. Ma Claire, vi prego. Rispondete. Aspettate un minuto. Clarence. Ma Claire, so quanto vi è gradita la compagnia di Cora. Ma questo che c'entra con l'accamparsi armi e bagagli in casa mia, accompagnata da orde di stranieri? Come potete chiamare quella deliziosa ragazza un'orda di stranieri? Perché non se ne vanno in albergo? A New York ce ne sono tanti, costruiti espressamente per ospitare tali seccature. Claire, due donne sole in albergo, non ci si può fidare di questi tempi. E allora mettetele sul primo treno. Se vogliono fare le vagabonde, le aiuteremo a vagabondare. Ma Claire, occupano solo la stanzetta di Clarence. Il fatto è che non ci rimangono e se ne vanno in bagno. E ogni volta che voglio fare il bagno è requisito da femmine gnaolanti che si lavano i capelli. Ma io questo non accetto. Mandatele in albergo, pagherò volentieri il conto, ma cacciatele da qui. Ho paura che vi sentano di sopra. E tu tieni le porte chiuse. Clarence, apri quelle porte. Spalancale, per favore. Ora, Claire, tacete e comportatevi bene. Sono qui e qui resteranno. Basta così, Vinny. Non voglio più parlare di questo argomento. Oh, che rabbia! Quel che non riesco a capire è perché questo sciame di locuste si abbatte sempre su di noi senza preavviso. Oh, accidenti! Vinny, cara Vinny. And the three princes softly come on my heart. Mi permettete di venire con voi da Del Monaco? Come dici, Del Monaco? Avete invitato la mamma, la cugina Cora e Miss Skinner da Del Monaco stasera. Per Dio! Non l'accetto! Non l'accetto! Non permetto a nessuno di decidere per me. Ho comprato questa casa per abitarci. Non mi sottoporrò ad un tale affronto. Claire, cos'è successo? Non l'accetto! Per Dio, non l'accetto! Clarence. Vado errato se affermo che non mi è permesso nemmeno cenare in casa mia? Oh, Claire, un cambiamento vi farà senz'altro bene. Ho una casa in cui cenare. E qualora non possa cenare in casa mia, questa casa sarà messa in vendita. Ma Claire, non possiamo fermarci a cena perché non è stata ordinata. E poi Cora e Mary desiderano conoscere meglio New York. Ma questi non sono affari miei. Non sono una guida di Chinatown e della Bowery. Oh, Mr. Day, che splendida casa avete. Vorrei restare qui per sempre. Cora vi sta aspettando, Mrs. Day. Oh, sì, la raggiungo subito. Sono lieto che la casa vi piaccia, Miss Skinner. È davvero bellissima, Mr. Day. La lode di un estraneo, si dice, è vera approvazione. A casa la mia camera è tutta verde. È un bellissimo colore. Allora andiamo d'accordo. Il rosso è il mio colore preferito. È interessante la scelta dei colori. Anche il rosso si adatta ad una stanza, ma all'esterno il rosso non va bene. Per esempio, se cioè prati e alberi fossero tutti rossi, sì. All'esterno si adatta di più il verde. È vero. Che sciocca sono stata. Ma basta riflettere per capire che avete ragione. Scommetto che sarete bravissimo a Yale. Oh. Mia madre vuole mandarmi all'università. Siete del parere che una donna vada all'università? Non c'è nulla di male, si vuole sprecare tutto quel tempo. Prima di sposarsi, intendo.
Sono lieta che vi piaccia la musica, Mr. Day. Ehi, c'è il giornale dei ragazzi. A John piace il giornale dei ragazzi. John, volete accomodarvi? Oh, grazie. Spiega come costruire una pila elettrica. John, Miss Skinner e io stavamo parlando. Oh, non mi date alcun fastidio. Per Giove, ecco dove ho sbagliato. Non ho aggiunto il blu di metilene. Oh, continuate. La conoscete? Temo di no. Conoscete Dolce Genevieve, la mia preferita? Non senza la musica. Gli inni sono belli, non credete? Questo è bellissimo. Com'è strano. Le parole sono le stesse, ma la musica è diversa. Oh, non può essere diversa. È così che lo cantiamo in chiesa. Non è così che si canta nella chiesa metodista. Sapete, siamo metodisti. Che peccato. Oh, non volevo dire che è un peccato che voi siate metodista. Ognuno ha il diritto di essere quello che vuole, ma è un peccato. Noi siamo episcopali. Sì, lo so. Comunque le parole sono le stesse. Cominciamo. Sono pronto. Oh cielo. Qualcosa non va. Vogliamo riprovare ancora? Sicuramente colpa mia. Oh no, la colpa è mia. No, voi siete l'episcopale. Oh, me ne ero dimenticata. Mio padre era un episcopale. Fu battezzato come un episcopale. Rimase un episcopale fino a quando decise di sposare mia madre. Lei era metodista. Oh, oh, riproviamo di nuovo allora. Bene, Clarence, se vuoi venire con noi è meglio che tu vada a vestirti. Verrò anch'io. Benissimo. Grazie, papà. Arrivo subito, mamma. Vinny, quella fanciulla mi rammenta voi al tempo in cui venni a Pleasantville a salvarvi. A salvarmi? Mm-hmm. Ma fu quando mi chiedeste di sposarvi. Beh, il risultato è lo stesso, mi pare. Merci, monsieur. Je suis content que monsieur soit satisfait. Merci, monsieur. Bon. È francese. Oui, je sais. Che cuochi i francesi, eh? Claire, è gentile da parte vostra invitare Cora e Mary qui stasera. Ma è stato un piacere. Mr. Day, siete sempre stato un episcopale? Ho sempre frequentato la chiesa episcopale. Ma non vi hanno battezzato metodista per caso, vero? Fu un battesimo episcopale? Veramente non credo di essere stato nemmeno battezzato. Claire, come potete scherzare su un argomento tanto serio? Ma chi scherza? Sono certo di non essere stato battezzato. Non siate ridicolo, tutti sono stati battezzati. Ebbene, io no. Nessuno potrebbe impedire che un bambino possa venir battezzato. Conoscete mio padre e mia madre, due liberi pensatori. Per loro erano i figli a dover decidere da soli. Ma Claire... Ricordo quella volta, avevo circa 12 anni. Fu mia madre a dirmi che era ora di pensarci, solo che non ne ho mai avuta l'occasione. Claire, ma sapete quel che dite? Sì, ho detto che non sono mai stato battezzato. Ma dobbiamo porvi rimedio immediatamente. Ah, Vinny, vi scaldate per una quisquiglia. Perché non l'avete mai detto? Ma che differenza fa? Io non conosco nessuno che non sia mai stato battezzato. Persino le tribù dei selvaggi dell'Africa.
va bene per i selvaggi e i bambini. Ma se nel mio caso è stata fatta una svista, è tardi per rimediare. Ma se non siete battezzato, non siete un cristiano. Tuoni e fulmini, sono un cristiano e come? E sono un buon cristiano. Sono migliore di tutti quei bigotti che stanno in chiesa. Ma non potete se non siete stato battezzato. Non sono battezzato, ma sono un buon cristiano. Sono un cristiano a modo mio. Claire, non volete ritrovarci tutti in paradiso? Ma certo, così sarà. Ma non potete andare in paradiso se non siete battezzato. Ah, queste sono tutte fandonie. Claire, come osate bestemmiare? Verrete in chiesa con me prima di andare in ufficio domattina e vi farete battezzare. Quindi non siate ridicola. Se credete che permetterò al dottor Lloyd di bagnarmi alla testa alla mia età, vi sbagliate di grosso. Sono stanco. Buonanotte, Vin. Chiudi gli occhi e dormi. Mamma. Sì, Whit. Se papà non è stato battezzato, allora non ha alcun nome. Al cospetto della Santa Madre Chiesa non ha alcun nome. Hai ragione. E se il matrimonio non è valido? Oh! Noi indegni servitori vi ringraziamo umilmente, o Signore, per la vostra infinita bontà e clemenza verso tutti noi. Vi ringraziamo di averci creati, protetti contro il male e confortati nel momento del bisogno. Ma soprattutto vi ringraziamo per la promessa della vita eterna, della redenzione del mondo con il nostro Signore Gesù Cristo. Nella speranza di unirci a voi nel regno dei cieli, noi vi supplichiamo, mostrateci il senso della vostra clemenza. Dio onnipotente ed eterno, avete inviato vostro figlio nel mondo per distruggere il potere di Satana, spirito del male, e trasferire l'uomo dalle tenebre nel vostro regno di luce infinita. Umilmente vi preghiamo, dateci, o Signore, la forza di resistere al male per la Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Ha detto non ci riesce. Amen. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la presenza dello Spirito Santo ci accompagnino ora e sempre. Amen. Amen. Miei cari fedeli, pensate al conforto e alla sicurezza che ci offre, una volta raggiunta l'età della ragione, la consapevolezza che il rito del battesimo non sia stato ignorato durante la nostra infanzia. Vi invito a pregare per un uomo che ha raggiunto la maturità, consapevole di non essere stato battezzato e che non accorre al fonte sacro perché la sua anima venga salvata. Secondo la parola del Signore, se un uomo non nasce d'acqua pura e dallo Spirito, non potrà entrare nel regno dei cieli. Colui che crede ed è battezzato sarà salvato, ma colui che non crede sarà dannato. Ma dove vuole arrivare? È impazzito. È questa la promessa dei grandi benefici che attendono colui che sarà battezzato. E che sfuggiranno a colui che non crede e che non entrerà nel regno di Dio. È questa dunque la promessa che il Signore Dio ha fatto ai suoi figli. Perciò non dubitate, ma abbiate fede. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
che magnifici bambini. Guarda, due gemelli. Questo è William Tyler Wickerson. Oh. E questa è Wilhelmina Eugenia Wickerson. Che giornata meravigliosa per un battesimo. Il giorno più bello della mia vita. Vi aspettiamo. Arrivo. Splendido sermone. Grazie, Mrs. Day. Claire, non ho chiesto al dottor Lloyd di farvi la predica. Sì, ma gli avete parlato. Ma dovevo pur scoprire se siamo veramente sposati. Sono sposato, anche se non battezzato, e per conto mio può anche saperlo l'intera parrocchia. Di sicuro lo saprà ora. Benissimo, non mi faccio fare la predica come se fosse una pecorella sbarrita. Claire, non capite che la chiesa è qui con quello scopo? Vieni, una sola cosa non deve riguardare la chiesa, l'anima di un uomo. Si farà battezzare, Cora, è una promessa che vi faccio. E come potrei andare in cielo senza Claire? Ho nostalgia di lui se solamente vado nell'Ohio. È così difficile per una donna amare tanto un uomo come Claire. Oh, gli uomini, che seccature. Credono che tutto sia loro dovuto. Questo è certo. Sapete, non penso che Claire mi abbia detto che mi ama dal giorno del nostro matrimonio. Naturalmente lo so perché continuo a ricordarglielo. Non ci crederete, ma è così, Cora. Quindi, la tavola non è stata apparecchiata. Sono subito da voi, Cora. Pranzeremo dopo la partenza di Cora e Mary. La carrozza sarà qui alla una. La carrozza? L'omnibus si ferma qui davanti. Ma Claire, e quei bagagli pesanti? Soldi gettati al vento. Se dunque c'è tempo per il pranzo, controllerò i conti. Dove sono? Ma Claire, vi sembra il caso di controllare i conti prima del pranzo? Vinny, vi ho chiesto dove sono. Nello studio, sulla scrivania. E così pranziamo più tardi. Nessuno mi dice mai nulla in questa casa. A casa cavalco spesso. Adoro i cavalli. I cavalli sono gli animali che preferisco. Santo cielo, ma dove siete finiti? Clarence ha voluto mostrarmi la casa di suo nonno. Perderete il treno se non fate i bagagli. Farò in un baleno. Io vi aiuto volentieri. Clarence! Clarence, perché non hai voluto inginocchiarti stamane? Io non ci sono riuscito. Se il motivo è che tuo padre non lo fa, rammenta che non è stato educato a inginocchiarsi, ma tu sì. È forse un riguardo a Mary? So che è metodista. Oh no, mamma, si inginocchiano, l'ha detto Mary. Non vanno su e giù quanto noi, eppure sono molto devoti. Clarence, tu vuoi inginocchiarti, vero? Oh certo, volevo farlo stamane, ho cercato, mi hai visto anche tu, ma... non ci sono riuscito. Il vestito di tuo padre è forse troppo stretto? No, non è troppo stretto. E allora perché? Mamma, mi accadono cose molto strane da quando indosso questo vestito. Io non riesco a far fare a questi vestiti ciò che papà non farebbe mai. Oh, sono sciocchezze, Clarence. Non inginocchiarsi in chiesa è un sacrilegio. E inginocchiarsi in chiesa col vestito di papà mi sembra ancora peggio. Clarence! Sapete che è successo da Dora Wakefield l'altra sera? Una delle ragazze mi si è seduta in grembo. Sono saltato in piedi così in fretta che per poco non le ho fatto male. Come potevo farla sedere sul vestito di papà? Oh, mamma, devo avere un vestito tutto mio. Oh, santo cielo. Ebbene, dovrai per forza parlarne a tuo padre. Riuscirai certamente a convincerlo, con un po' di tatto. E lui provvederà. Oh, scusatemi. Oh, santo cielo. Avete fatto sul serio in un baleno? Bene, vado a controllare che tutto sia pronto. Non scordatevi che è domenica. Io speravo proprio di poter avere qualche minuto per noi prima dell'addio. Cora aveva tanto da fare, io non volevo certo darle fastidio. Dunque, non volevate vedermi? Ma volevo dirvi quanto mi è stata cara la vostra amicizia. Oh, salve! Ci hanno detto di aspettare qui che il pranzo sia pronto. Sì, ma non sul divano vuoto. Salve! Siete mai stata sul patio? Oh, sì. Ve lo mostro io, allora. Il colore della prateria. Il canto delle pistole. Questa settimana è passata tanto in fretta. E dunque io... Sì? Veramente...
Mi scriverete una volta arrivata a Springfield, vero? Certo, se scriverete prima voi. Ma voi avrete molto da raccontare, il viaggio, la zia Judith, le novità di Springfield. Mi scriverete non appena arrivata. Sarò troppo indaffarata. Può darsi che non ne abbia il tempo. Oh, il tempo lo troverete certamente, non diciamo sciocchezze. Mi scriverete per prima e lo farete senz'altro, è il primo giorno. Come sapete che prendo ordini da voi? Ve lo dimostro. Qua la mano. E perché mai? Datemi la mano, tuoni e fulmini. Ma cosa vi serve la mia? Volevo accarezzarvela. Che cosa c'è? Vorrei tanto che... Dite cosa? Vorrei tanto che mi scriveste per primo. Così saprei quanto tenete a me. Non sarà questo a dimostrarvi quanto tenga. Dunque tenete a me. Ma certamente. Tengo più a voi che ad ogni altra ragazza che conosco. Ma non abbastanza da scrivere prima voi. Non riesco proprio a capire con che logica ragionate. Ma una donna non può scrivere per prima perché... Perché è una donna. Ma che sciocchezze, se una donna ha qualcosa da raccontare e un uomo invece no, non c'è ragione perché non scriva prima lei. Quando ci siamo conosciuti voi, avreste fatto tutto per me. E poi siete cambiato. Eravate così caro. Poi d'improvviso siete diventato un vecchio contegnoso. Anche il vostro abbigliamento è quello di un vecchio contegnoso. Ma cosa c'è? Beh, mi sono ricordato di una cosa. Cosa? Oh, lo so. Fate così perché è il nostro ultimo giorno insieme. Mary, vi prego. Ma Clarence, ci rivedremo fra un mese, quando sarò di ritorno. Oh, Clarence, scrivete voi per primo, così saprò quanto tenete a me. Vi prego. E io vi mostrerò quanto mi siate caro. Alzatevi, alzatevi. Oh, Mary, non fate così, vi prego, non piangete. Ora penserete che sono una ragazza spregiudicata. Oh, no, non lo penso affatto. Forse perché è domenica. No, non importa che giorno è. Ah, dunque non volete che mi sieda in grembo, è così? Al contrario, mi fa piacere. Oh, dunque perché mi avete detto di rialzarmi? Non sopportate l'idea di avermi vicina? Oh, non scrivete voi per primo. Non scrivete per nessuna ragione al mondo. Perché io rispedirò le vostre lettere senza nemmeno leggerle. E non voglio rivedervi mai più, mai più. Oh, Mary, ascoltatemi, vi prego, Mary, vi prego. Oh, Mary. Clarence. Sì, papà. Quella fanciulla sta piangendo, è sconvolta. Che significa tutto ciò? Scusa tanto, papà, è solo colpa mia. Sciocchezza, forse hai cercato di circuirti? Lei non è... Io... Non voglio sapere altro, Clarence. Ma hai fatto bene a non cedere. Papà, devo avere un vestito nuovo, non potete negarmi i soldi. Giovanotto, non è così che ci si rivolge ad un padre. Scusate, papà, perdonatemi, ma non sapete quanto sia importante per me. Un vestito ti sembra tanto importante. Ma non credi? Clarence, il tuo desiderio ha forse qualcosa a che fare con quella signorina? Sì, papà. Ma Clarence... Questa è una vera sorpresa per me. Perché mai, papà? Sei diventato un uomo. Tu accorgermene, presto andrai all'università. Sì, è questa l'età in cui le donne si fanno avanti. Clarence, ritengo sia il caso di spiegarti alcuni particolari sulle donne. Siediti. Sì, preferisco parlartene io stesso piuttosto che vederti così angustiato. Clarence, sai, le donne non sono così angeliche come sembrano. E consentimi di spiegarti questo punto.
Vedi, Clarence, noi uomini siamo qui per governare. E non è certo una cosa facile. Occorre energia. E occorre cervello. L'uomo pensa prima di agire. Consideriamo la donna. La donna pensa. No, l'errore è proprio qui. La donna non pensa affatto. Si infuria lei. E perde la testa per le cose più incredibili. Adoro mia moglie come qualunque altro uomo, ma questo non significa che debba accettare tutte quelle fandonie. Per Dio, io non l'accetto. Ma che cosa, papà? Non intendo certo sottomettermi a tanta nefandezza. Clarence, se un uomo ritiene che una cosa sia sbagliata, che non la faccia. Se la ritiene giusta, proceda pure. Ma questo non ha nulla a che fare con il voler bene alla propria moglie. Ma chi lo dice, papà? Tutte loro. Chi, signore? Le donne. Si infuriano quelle. E poi cercano di far infuriare anche te. Non permetterglielo, Clarence, non permetterglielo. Ora, basta attenersi alle ragioni e alla logica dell'argomento. Come uomo riuscirai a tener testa? Ma se ti lasci abbindolare, ben presto ti ritroverai a dover dimostrare che le ami. Giuro che non so proprio come facciano. Ma tu non permetterglielo, Clarence, non permetterglielo. Siete stato chiaro fin qui, papà. Occorre stare attenti, altrimenti l'amore può farci davvero diventare ciechi. Esatto. Ho capito allora, basta stare attenti e sapere come trattare le donne. Per essere sulla via giusta. La volontà di un uomo deve essere assolutamente ferma. Sai bene che molto spesso anch'io devo essere fermo con tua madre. Sì, ma papà, e quando scoppiano a piangere? Beh, certo, è un'ottima domanda. Devi solo fargli capire che quello che stai facendo è per il loro bene. Ah, capisco. Ecco, Clarence, ora sai tutto sulle donne. Ma, papà? Sì, Clarence? Credevo volessimo parlare delle... Di che cosa? Delle donne. Clarence, ci sono cose di cui un gentiluomo non discute. Non ho altro da aggiungere. Ricorda solo questo. Sii fermo. Quando arriverete a Springfield, per prima cosa... Che succede, Claire? Cosa c'è? Sedete, Vinny. Oh, Claire, Cora e Mary partiranno da un momento all'altro. Vinny, sapete che non mi privo di nulla e che la mia famiglia vive bene. Ma la casa deve essere governata come un'impresa. Devo controllare le spese di casa e relative ricevute. Per esempio, se rammentate, una settimana fa vi ho dato $6 per comprare una caffettiera. Sì, perché avete rotto voi quella vecchia, l'avete sbattuta per terra. Ma non era questo il punto. Ora ho qui davanti a me... È un vero peccato che l'abbiate rovinata, Claire. Era importata dalla Francia e quel negozio adesso non le tiene più. Ma questo più. Cosa c'è? Perché le tariffe sono altissime ed è colpa vostra perché sostenete da sempre l'aumento delle tariffe. Le tariffe proteggono l'America dalla concorrenza straniera. Dunque, dicevo... Le tariffe non fanno altro che aumentare i prezzi. E questo si ripercuote su tutti, specialmente sui fattori. Vinny, vi dispiace evitare di parlare di argomenti che non conoscete affatto? Invece so bene quel che dico. Miss Gulick dice sempre che ogni donna intelligente dovrebbe... E tenere chi sarebbe questa Miss Gulick? È la giornalista che tiene conferenze al giovedì e il biglietto d'entrata costa $1. Volete forse dirmi che un branco di donne senza cervello spende $1 a testa perché un'altra donna ciarla sui fatti del giorno? Ascoltate me se volete sentire i fatti del giorno. Voi siete sempre così eccitato, Claire. Inoltre, Miss Gulick dice che il nostro presidente, che voi disprezzate, si rivolge a Dio perché ci aiuti. Quindi cos'è successo dei miei $6? Quali $6? Ho dato a voi $6 per una nuova caffettiera. E ora scopro che a quanto pare l'avete presa da Louis & Congers a credito. Ecco la fattura, una caffettiera $5. Dunque mi dovete $1, potete anche saldarmi subito. Non se ne parla nemmeno. Cosa avete fatto di quei $6? Ma Claire, ora non so che dirvi, caro. Perché non me l'avete chiesto allora? Ci rinuncio.
Aspettate. Sì. Ho speso $4.50 per un nuovo ombrello. Adesso ragioniamo. Un ombrello, $4.50. Giorni in più per i lavori pesanti. Fanno altri $2. In tutto fanno $6.50. Altri 50 cents che mi dovete. Non vi devo un bel niente. Siete voi che dovete spiegarmi dov'è finito il mio denaro. Io faccio del mio meglio per limitare le spese. Mia cugina Artemide spende il doppio di quello che spendiamo noi. Non mi interessa vostra cugina Artemide. I vostri parenti vi interessano, però. Siete corretta, Vinny. Se io parlo dei miei parenti è per criticarli e basta. Ma io non posso parlare di Artemide. Potete parlarne quanto volete, ma non permetterò a nessuno, nemmeno alla cugina Artemide, di dettar legge in casa mia. Io non ho parlato affatto di dettar legge. Sapete bene che non oserebbe. Ma come? Se avete detto... Non so più che cosa avete detto. Non badate mai al sodo. E ora controlleremo questi conti, voce per voce. Ecco qui una fattura di $38. Non so cosa vi aspettiate da me. Non faccio altro che salire e scendere quelle scale ogni santo giorno, cercando di badare al vostro comfort e di allevare i nostri figli. Vado ai rammendi e vado al mercato. E ora volete anche che sia un altro fatto con Tommy. Finite. Sono un uomo ragionevole, ma non capite. Lo faccio unicamente per il vostro bene. Allora suppongo che dovrò continuare a pagare i conti, sperando di avere abbastanza denaro in banca per farlo. Ma tutto ciò è molto scoraggiante. Cercherò di migliorare, Claire. Ma è tutto quello che vi chiedo. Allora preparo quegli assegni e li firmo. Però forse non ho il diritto di firmare quegli assegni, già che al cospetto di Dio io non ho nome. Avete ragione. Claire, perché quegli assegni siano validi dovete farvi battezzare e subito. Vinny, la banca non si cura affatto che io sia battezzato oppure no. Ebbene, io sì. E nonostante quel che ha detto il dottor Lloyd, non so se siamo sposati veramente. Vinny, abbiamo 4 figli. Se non siamo sposati ora, mai lo potremo essere. Claire, il dottor Lloyd stamani... Basta così. Non è meglio dire a Whitney di aspettare la carrozza? Prima dovete darmi il mio $1.50. Che $1.50? Il $1.50 che mi dovete. Io non vi devo alcun $1.50. Io ho dato i denari per comprare qualcosa per me. E voi invece avete comprato un ombrello per voi. Claire Sday, che razza di uomo siete? Cavillare per un $1.50 quando la vostra anima immortale è in pericolo. E quel che mi sorprende è che voi... Va bene, va bene, va bene. Grazie, Claire. Ora i conti tornano alla perfezione. Che ci facevi lì sotto? Sistemo il nuovo impianto d'allarme. L'ho inventato io stesso. Hai dei soldi da prestarmi? No, mi devi già 30 cents. Ti darò in cambio tutti i miei francobolli o i miei libri d'avventura. Quanto ti serve? Devo comprarmi un vestito nuovo. Aspetta solo un mese, quando avrò notizie dall'ufficio brevetti potrai essere ricco. Ma non è così semplice. Può darsi che sia questione di giorni. Ho risposto a questa inserzione. Cercasi personale per la vendita di articoli di uso domestico. Lauti guadagni, scrivere a... John, cedimi il tuo posto. Perché mai dovrei farlo? Non è facile trovare un lavoro. Perché ho bisogno di un vestito nuovo. Magari gli serviranno 2 persone, glielo chiederò. La carrozza è qui, papà. Oh, grazie, Whitney. Vinny, Cora, la carrozza è qui. John, pensa tu ai bagagli. Sì, papà. Il cestino da viaggio, signore. Portalo fuori, allora. Chi è questa? Si chiama Ellen, Delia se n'è andata. Chissà come fa tua madre a scovarle. Vinny, non lasciare che Claire si preoccupi per noi, c'è tutto il tempo. Porta fuori subito quei bagagli. Sì, dove? Papà. A presto, Clarence, è stato un piacere rivederti. A presto, cugina Cora. A presto, Whitney, fai il bravo bambino. A presto, cugina. A presto, Harlan.
Stai lontano dai guai. Andiamo, andiamo. La carrozza sta aspettando, il tempo è denaro. Sapete che Mr. Day detesta fare aspettare una carrozza. Ma se si deve aspettare, c'è la sala d'attesa alla stazione. È fatta apposta. Mary? Non volete nemmeno stringermi la mano? Non lo ritengo opportuno. Rammentate? Se mi avvicino troppo, voi vi sentite contaminato. Mary, mi scriverete, non è vero? Scriverete voi per primo? No, Mary. La volontà di un uomo deve essere ferma. Mary, mamma dice di affrettarvi prima che papà cominci ad arrabbiarsi. È domenica. A presto, John. Sono felice di aver fatto la vostra conoscenza. Grazie. Posso aiutarvi? No, grazie. Riguardatevi. A presto, Mr. Day. A presto. A presto, Mr. Day. Grazie dell'ospitalità. Su, Mary, presto, andiamo. Addio, Cora. Grazie. Arrivederci. A presto, cugino Claire. Addio. Buon viaggio. Addio. Buon viaggio. Cara Mary. Il mio dovere verso il prossimo è di amarlo come me stesso e di fare agli altri ciò che vorrei fosse fatto a me. È già andato in ufficio, papà. Sbrigati, andiamo al campo giochi. Non vedi che faccio la guardia alla scatola di John? È il suo allarme per i ladri. Non funzionava, ma l'ha aggiustato. Lo installeremo in salotto non appena papà andrà in ufficio. Ma ci sono ladri in giro. Dappertutto. Oh. Per amare, onorare e servire mio padre e mia madre. Perché devi studiare a memoria? Perché non voglio andare all'inferno. Papà andrà all'inferno. No, non è vero. Ci andrà perché non è stato battezzato. Andrà all'inferno e brucerà nei secoli dei secoli. Non è vero, non è vero. Sarà immerso in un lago di fuoco e fiamme e mille diavoli lo pungoleranno con i forconi. No, mamma, digli che non è vero. Papà ti sentirà. No, non voglio. Adeste, figlioli! Cantavamo, papà. Ragazzi, fate piano. Vostra madre non si sente bene. Sì, papà. Cosa dice tua madre? Dice che non scenderà a colazione. Perché tua madre mi tratta così? Lo sa che mi rovina la giornata quando non scende a colazione. Una lettera per voi, signore. Grazie. Grazie. Dov'è John stamane? John ha già fatto colazione, papà. È uscito per chiedere informazioni. Per che cosa? Dunque, John ed io pensavamo di lavorare per guadagnare qualche soldo. Bene, è un'ottima idea, vi farà bene. Se vuoi lavorare, lavora sodo. Il re Salomone aveva le idee chiare. Qualsiasi cosa tu voglia fare, disse Salomone, cerca di farla bene. Non riesco davvero a capire. È la lettera di una donna mai sentita nominare. Oh, papà! Per Dio! Oh. Cosa c'è, papà? Dice di essersi seduta sul mio grembo. E io l'ho rifiutata. Tu cosa leggi? Non lì, più in basso. Credo sia curiosità. Ah. Ho aperto la vostra lettera solo per curiosità. Vi prego, continuate. Non importa, diventa sempre peggio. Continua con una lunga serie di smancerie e stucchevolezze. Ah! Se questa è l'idea di un pazzo in vena di scherzare... Che succede, Claire? Cosa c'è? Niente, niente. Solo una lettera. Come state, Vinnie? Credevo aveste chiamato. Se non è così, torno a letto. Oh, no, 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 no. Venite, sedetevi, mangiate qualcosa. Vi farà bene, vi darà forza. Prego, sedetevi. Questa chi è? Nora. Nora, servite le uova e pancetta. No, Nora. Prenderò una tazza di tè in camera mia. Sì, signora. Oh, Vinnie, è sciocco cedere ad un malessere passeggero. Quando siete voi ad avere il mal di testa, urlate e imprecate quanto basta. Oh, così dimostro al mal di testa che il più forte sono io. Temo proprio di essermi ammalata. Alcune mie amiche hanno dovuto chiamare il dottore. Il dottore? Oh, sciocchezze. Ma Claire, quando si è malati... bisogna pur porvi rimedio. Il rimedio è già trovato. Tenete alto il morale, nient'altro. Come fareste voi a tenere alto il morale? Io? Oh, a me basterebbe solo un bah!
Oh. Che vi ho combinato adesso? Claire, tacete! Vinny, non volevo farvi arrabbiare. Caro Clarence, vi ringrazio per la vostra missiva e accetto le vostre scuse. Io cercavo solo di aiutarvi. Quando decidete di chiudervi in camera vostra, mi lasciate solo e sconsolato. E se vedo che vi siete messa in testa di essere malata, voglio porvi rimedio. Solo perché qualche amica decide di mettersi a letto, non c'è ragione perché lo facciate anche voi. Basta! Lasciatemi sola. Andate in ufficio. Hai trovato lavoro? Sì, per noi due. Guarda, ho tutto qui. Ma che cos'è? Medicinali. Medicinali? Ci hanno assunto come venditori di medicinali? Sono un rimedio universale. Sta a sentire. Rimedio contro il raffreddore, la tosse, catarro, asma e gola arrossata. Indigestione, sudori freddi, coliche, dispepsia, mal di cuore e fiato corto. Lombaggini, reumatismi, debolezza e disturbi femminili. Prostrazioni nervose, ballo di San Vito, itterizia, spasmi, pelle arrossata, occhi affaticati e furuncoli. È preparata con formula segreta nota solo al dottor Bartlett. Sono 25 cents di guadagno per ogni bottiglia venduta. E ha concesso a noi tutto il territorio di Manhattan. Ci sono molti amici di mamma e papà che soffrono di queste malattie. E allora perché non cominciare da loro? Sì, ma se ci chiedono se l'abbiamo già provata noi? Già, sarebbe bello poter dire che è così. Scusatemi. Ah, è il tè per Mrs. Day? Sì. Glielo porto su io. Oh, grazie. E non lasciatelo raffreddare. È malata la mamma? Non lo so, si sente debole. Ehi, ma questo è un rimedio contro la debolezza. Dov'è papà? Oh, signorino Whitney. È nell'ufficio con un cliente. Signorino Whitney! Mr. Day, il presidente della papà, società. Dovete subito venire a casa. Ma che significa? Chi ti ha mandato qui? Tua madre? No, signore, la mamma sta male. Sta molto male. È stato il dottore a mandarti? No, signore, è stata Margaret. Margaret? Margaret dice di venire a casa subito e senza tante storie. Perkins, fermate alla prima carrozza che passa. Una carrozza, signore? Per voi, Mr. Day? Sì, una carrozza e senza tante storie. Sì, signore. Mi scusi, Mr. Hopkins. Per tutti i fulmini, accelerate il passo. Sì, signore. Via. Al galoppo, mi hai sentito? Al galoppo! Oh, dottore, come sta Mrs. Day? È una donna molto malata. Cosa c'è che non va? Lo sapete o non lo sapete? Mi dica, Mrs. Day ha fatto colazione stamane? Niente affatto. Le avevo detto di mangiare, ma invano. Non riesco a capire. Ma che cosa? Questi violenti attacchi di nausea. Sembra sia avvelenata. Avvelenata? Già. Prendo la vostra carrozza. Tornerò al massimo fra 10-15 minuti. Ma, Mr. Day, non disturbate vostra moglie. Vadate a farla guarire, altrimenti mi sentirete. 47esima strada. Sì, signore.
Come sta la mamma? Non lo so. Speriamo che sia molto malata o il papà si arrabbierà con me perché l'ho fatto venire. Pensa, siamo venuti in carrozza. Vostro padre è arrivato. Sì, un minuto fa. Dove andate, Margaret? Vado a chiamare il ministro. Forse il ministro verrà qui a battezzare papà, così non dovrà andare all'inferno. Non può farsi battezzare in una casa, bisogna avere l'acqua. Noi di acqua ne abbiamo tanta. Ma non è adatta. La mamma sta meglio, papà? Non ne so niente. Non ha voluto farmi entrare. Maledizione, i dottori non sanno mai quello che fanno. Papà. Sì? La mamma guarirà, non è vero? Certo che guarirà. Papà, possiamo entrare? È così triste senza... Sì, Arlan, è molto triste. Entrate, figlioli. Come andiamo, Arlan? Papà, non hanno voluto farmi salire di sopra. E tu, Whitney? Dovevo imparare a memoria tutto il mio catechismo. Volete interrogarmi? Sì, Whitney, va bene. Comincia qui. Quanti sono i segni di un sacramento? Due. Il segno esterno visibile e la grazia spirituale interna. Qual è il segno esterno visibile nel caso del battesimo? L'acqua con la quale veniamo battezzati nel nome del... Voi non siete stato battezzato, vero papà? Whitney, qual è il segno esterno e visibile? L'acqua con la quale veniamo... Con la quale veniamo... Non sei ancora preparato, Whitney. Va a ripassare ancora. Vuoi che ti legga qualcosa? Papà, è vero che vi manderanno all'inferno. Whitney, porta Arlan con te. Ma in che mondo siamo? Vanno tutti a chiamare il dottore. I dottori sono dei buoni a nulla. Peggiorano solo le cose. Oh, che ciarlatano. Cos'è, uno scherzo? Piantatela! Basta, ho detto! Piantatela con quel campanello! Mr. Day, dobbiamo fare piano. Mrs. Day sta male. Lo so benissimo. Andate a vedere se ha bisogno. Come mai siete uscita? Ho fatto venire il ministro. Il ministro? Viene subito. Sta pagando la carrozza. Sono rimasto sconvolto apprendendo le condizioni di salute di Mrs. Day. Volete condurmi da lei?
Sta riposando e non può essere disturbata. Il dottore tornerà a minuti. Mrs. Day è stato un grande esempio per la parrocchia. Tutti le volevano un gran bene. Eh sì, era proprio una brava donna. Vi prego di non parlare di Mrs. Day come se fosse già morta. È già tornato il dottore? No, è così urgente? È molto inquieta. Parla nel sonno, si muove, non trova pace. Dottore, i suoi 10 minuti sono diventati 20. Sentite, Mr. Day, se devo occuparmi di questo caso... Ma come potete se ve ne andate? E chi è costui? È il dottor Summers. Piacere. Ho ritenuto che le condizioni di Mrs. Day fossero tali da chiamare il dottor Summers per un consulto. Confido di avere la vostra approvazione. Ma certo, come credete. Fate tutto il possibile. Seguitemi, dottore. Scusate. Mrs. Day è in buone mani ora, Mr. Day. Non possiamo fare altro per lei al momento. Dottor Lloyd. Dite. Qualcosa tormentava i pensieri di Mrs. Day. Davvero? Sapete di cosa parlo? Sì. Parlate del fatto che non siete stato battezzato. Già, ho inteso che lo sapevate dal vostro sermone di domenica. Ma non sottilizziamo. Occorre però porvi rimedio. Sì, Mr. Day. Quando i dottori avranno finito, voi salirete da Mrs. Day. Bene, voglio che le parli. Ne sarò felice. Siete la persona più adatta. Non deve inquietarsi senza motivo. Desidero che le diciate che battezzarmi ora sarebbe solo una ridicola sciocchezza. Ma Mr. Day... No, vi darà ascolto a questo proposito. E noi dobbiamo fare del nostro meglio per aiutarla. Ma la soluzione è estremamente semplice. Occorre soltanto il vostro consenso per farvi battezzare. È assolutamente fuori questione. E mi sorprende che un uomo come voi possa suggerire una cosa simile. Ebbene, dottore, come sta? Cosa ne pensate? Vi dispiace se prima ci consultiamo in privato? Sì, prego, nel mio studio. Dottore? Dottor Summers, non è una cosa grave, vero? Dopo esserci consultati, parleremo con voi, Mr. Day. Ma di sicuro vi sarete già... Siete certo che dottor Summers farà ogni tentativo che sia umanamente possibile? Sarà questione di pochi minuti. Dite... Questo dottor Summers è molto stimato, vero? Oh, sì. Savigny è seriamente... Se c'è qualcuno che possa aiutarla, è lui. Non credete? È un medico molto stimato. Ma qualcuno veglia su di noi e ci protegge nel bisogno. Rivolgiamoci a lui e preghiamo. In ginocchio e preghiamo. In ginocchio e preghiamo. Oh Signore, dall'alto dei cieli, mostrate la vostra infinita clemenza a questa creatura aggravata dalla malattia. Abbiate pietà, oh Signore, pietà per questa miserabile peccatrice. Pietà e che il vostro perdono le consenta. Sapete ancora... che non è una miserabile peccatrice. Oh Dio! Voi sapete che non è una miserabile peccatrice, è una santa. Non merita di soffrire. Basta così, vi dico. Basta così. Abbiate pietà di lei. Abbiate pietà, Dio! Che succede, Claire? Cosa c'è? Vinny. Vinny, cosa fate alzata? Non dovete fare sforzi. Tornate subito a letto. Vi ho sentito chiamare. Avete bisogno di me? Vinny, ho tanto, tanto bisogno di voi. Guarite, Vinny. Mi farò battezzare, ve lo prometto, mi farò battezzare. Davvero? Ve lo prometto. Oh, Claire. Andremo in Europa noi due soli. Non dovrete preoccuparvi dei ragazzi o dei conti di casa. Vinny. Niente paura, Mr. Day, andrà tutto bene. Dio benedica la vostra promessa. Che promessa? La promessa di farvi battezzare. Che cosa? Eh? Per Dio!
2 dollari. Avete per caso freddo, mamma? Vado a prendervi il mantello, dovete riguardare. No, grazie, sto benissimo, grazie. Andiamo, tesoro, non allontanarti e non perderti di nuovo. Guardate che capelli deliziosi. Piume di struzzo. Vi piace davvero quel cappello, mammina? Lo trovo molto carino. Sono tutti molto carini. Ah, non devo scordare il filo per cucire. Oh, non sono magnifici questi ricami? Sono arrivati da Parigi, sì. Sono splendidi. Cosa dovete comprare, mamma? Oh, volevo solo curiosare. Vorrei vedere un modello più semplice. Questa è l'ultima moda. È arrivata solo qualche giorno fa. Siete uscita oggi per la prima volta, mamma. Non dovete stancarvi. No, mi sto riguardando, caro. Devo farlo perché Cora arriva domani. Davvero? Papà lo sa già. Non ancora. Verrà anche Mary? Certo, caro. Harlan, non toccare. Scommetto che tu lo sapevi. No, non lo sapevo. Cosa, domani? Le spalle sono perfette. Guardatemi. Hai ragione. Il vestito, John, di papà. Sì, caro, è come il tuo. Mammina, il mio cappello, guardate. Cerca di non perderti. Certo, caro, ma non toccare. Eccolo qui, è di un altro colore. Sono copie fedeli delle porcellane di Dresda. Su disegno originale di Julie. John, non trovi che sia delizioso? Ne ho sempre desiderato uno. Cosa viene questo cane della Cina? 15 dollari, signora. 15 dollari? Capperi, mamma, si può comprare un cane da cacciadoro per 5 dollari. Ah, no, lo trovate veramente adorabile. Oh, ma è caro. Forse prima dovrei... Mrs. Day. Oh, Mrs. Whitehead. Che piacere rivedervi. Vi siete rimessa? Quasi. Solo oggi mi hanno permesso di uscire. Ci siete mancata. Rammentate, Mr. Morgan. Buongiorno, Mrs. Buongiorno. Celebrò la messa quando il dottor Lloyd si ammalò. Oh, certo. Non so dirvi quanto abbia apprezzato il vostro sermone. Anche mio marito vi ricorda con piacere. Veniamo ora dalla riunione mensile della missione. Ho invitato Mr. Morley a pranzo. Siamo qui per ritirare un pacco. Torno subito. Predicate qui in città? Sì, in periferia. La mia chiesa è a Obodon Park. Oh, così lontano. Ah, conoscete Obodon Park? No, non conosciamo nessuno laggiù. Mr. Morley... Sarebbe forse possibile... Mio marito, Mr. Day... Basterà spostare un po' i bottoni perché sia perfetto. Non troverete abito migliore per 15 dollari. Oh, non è il prezzo. Sono i soldi. Vi ringrazio infinitamente. Prego. Addio, Mrs. Day. Spero di rivedervi presto. Addio. È stato un vero piacere rivedervi. Ringraziamo la provvidenza divina. Sono a vostra completa disposizione. Addio, Mr. Addio. Morley. Addio. Addio. Posso farlo io? No, è contro il regolamento. Ciao. Grazie. Cos'altro sono queste scatole? Il dottor Bartral ci ha pagato, vero? Oh, sì. Per Giove, che spavento. Ho un debito di 15 dollari con McCreary's perché ho comprato un vestito e devo pagarlo entro questo pomeriggio. Oh, è un guaio. Ma cosa dici? Ecco, vedi, Clarence. Cosa? Il dottor Bartlett ci ha pagato con altra medicina. Pardio! Ma ci ha ringraziato per il servizio reso all'umanità. Ma il mio vestito sarà pronto per domani, lo consegneranno domattina. Dove posso trovare 15 dollari? Perché non gli offri 15 bottiglie di medicina? Non accetterebbero, McCreary's non vende medicinali. Papà! Vinny, sono arrivato! Bentornato, papà. Come sta tua madre? La passeggiata di stamane le ha fatto bene. Ci accompagnerà in chiesa domenica prossima. Splendido! Papà, avete notato che ultimamente non mi inginocchio più in chiesa? Bada che non se ne accorga tua madre. Ma io ho bisogno di un vestito nuovo. Ma cosa stai dicendo? I vostri vestiti mi obbligano a comportarmi come voi. Ebbene, se i miei vestiti ti fanno questo effetto, non indossare più niente. Oh, no, voi siete diverso da me. Io voglio essere me stesso. Se volessi inginocchiarmi davanti a una ragazza... Santo cielo, ma che idee ti passano per il cervello? Insomma, dovrà pure cadere prima o poi. Clarence. Forse non subito, ma per 15 dollari ho trovato un vestito nuovo. Clarence, straparli come tua ma... Salve, Vinny. Come vi sentite oggi, Molto meglio, grazie, Claire. Non occorre più che vi precipitiate a casa con tanta fretta. Oh, per come vanno le cose potrei fare a meno di andare al lavoro. Sì, vi vedo meglio, Vinny. Siete uscita stamane? Ho preso la carrozza e ho fatto una passeggiata con i ragazzi. Siamo stati da McCreary's e... Oh,
Claire, ho una splendida notizia da darvi. Sapete chi ho incontrato? Mr. Morley. Morley? Mai sentito. Non rammentate quel giovanotto che sostituì il dottor Lloyd quella domenica? Oh, certo, un giovanotto in gamba. Fece un sermone molto interessante e corto anche. Un buon esempio per tutti. Vedete, Claire, ha una parrocchia a Audubon Park, oltre il quartiere di Harlem. Non vi conosce nessuno laggiù, così sarete al sicuro. Al sicuro? Vinny, di che diavolo parlate? Ho già preso accordi con Mr. Morley e lui ha accettato di battezzarvi. Ah, davvero? Quello sfrontato, davvero gentile. Ci aspetta un giorno di questi, non occorre nemmeno l'appuntamento. E chi ha mai detto che mi sarei fatto battezzare? Ma Claire, voi stesso. Sofia, Vinny. Me l'avete promesso, non lo rammentate. Mi farò battezzare, ve lo prometto, Vinny, mi farò battezzare. Sì, e allora con questo? Claire, non siete forse un uomo di parola? Vinny, voi stavate per morire. E naturalmente io ho cercato di tirarvi su. E a dire la verità, il dottore disse che fu la cura migliore. E da parte mia non è piacevole vedervi insistere su questo argomento. La mia guarigione è del tutto estranea a tutto questo. Me l'avete promesso. L'avete promesso al Signore. Vi recherete alla chiesa di Mr. Morley prima di andare in ufficio domani per farvi battezzare. Se credete per un solo istante che... E quella roba cosa diavolo? Se credete per un solo istante che io vi permetta di mancare alla vostra parola d'onore... Vi ho domandato cos'è quell'oggetto disgustoso. Siete forse diventato cieco. È un cane della Cina. E che cosa fa in casa nostra? Lo volevo e l'ho comperato. E quanto avete speso per comperarlo? Claire, non cercate di cambiare argomento. Quanto avete speso per quell'atrocità? Non ho speso un soldo. L'ho preso a credito. Ma certo, come al solito. Quanto costava? $15. $15? Oh, Claire. Per quell'orrore! Come osate chiamare quest'opera d'arte un orrore? Sarà magnifico, di fianco ai cuscini vicino al caminetto del salotto, vedrete. Se quello entra in salotto, non c'entro io. Mi correggo, non desidero averlo in questa casa. Liberatevene. Claire! Voi non lascerete questa stanza senza aver deciso il giorno del battesimo. Ascoltate attentamente. Non mi farò battezzare finché quell'orrenda mostruosità si trova in questa casa. D'accordo. D'accordo. Clarence. Il cane della Cina se ne va questo pomeriggio ed il battesimo avverrà domattina. L'hai sentito anche tu, vero? Sì. Ha detto che si sarebbe fatto battezzare quando il cane avrebbe lasciato questa casa. Corri subito da McCrary's e controlla che ci accreditino quei $15. Oh, mamma, stamane da McCrary's ho visto un vestito che mi piaceva molto e che costava solo $15. Mio caro, credo che dovrei aspettare fino a che tuo padre sarà battezzato. No, volevo dire, siccome il cane della Cina costa come il mio vestito, potrei restituire il cane per avere il vestito. Ma certo, così a tuo padre non costerà niente. Bravo, è un'idea brillante, Clarence, quella che hai... Sarà meglio affrettarsi prima che McCrary's chiuda. Sì. Aspetta, andando con vostro padre fino a Audubon Park, sulla via del ritorno, Clarence, fermati al deposito e ordina una carrozza per le 8 di domani. Mamma, credete sia proprio necessario? Non possiamo andare a piedi fino a Audubon Park. Sì, ma cosa dirà papà? È un'occasione molto importante. Va bene. Ordina una delle migliori, quelle usate per i funerali. Ma costano $2 all'ora, e se papà si arrabbia? Se tuo padre si arrabbia domattina, tu rammentagli che... Oh, è stato lui a decidere, l'abbiamo sentito noi. Vi prego di notare che Clarence sta riportando il cane della Cina. È la dimostrazione che siete guarita. Non perdere tempo, Clarence. È un piacere sentirvi cantare di nuovo. Oh, tornando a casa, mi sono fermato da Tiffany's e vi ho comprato un regalino per la vostra guarigione. Claire, che magnifico anello! Spero vi piaccia. Claire, che pensiero gentile. Come ringraziamento mi basta riavervi accanto a me. Quando non ci siete voi, questa casa è come una tomba. Non ci si diverte. È l'anello più bello che mi abbiate regalato.
Ora che ho questo, non dovrete mai più comprarmi degli anelli. Se davvero non ne volete altri? Tuttavia, mi piacerebbe avere un collier di diamanti. Vinny, sapete cosa costa un collier di diamanti? Sì, lo so, ma vedete, quest'anello dimostra che per voi io valgo qualcosa, ma un collier di diamanti... Santo cielo! Se ancora non sapete cosa provo per voi... Insomma, siamo sposati da 20 anni e non ho mai smesso di amarvi. Come dite, Claire? Ho detto che siamo sposati da 20 anni e non ho mai smesso di amarvi. Ma se devo svuotare una gioielleria per provarlo, se non l'ho dimostrato con le parole e con le azioni, beh, è meglio che... Ma che diavolo ho combinato adesso? Non è niente, Claire. Sono tanto felice. Felice? Avete detto che mi amate. Mi avete donato un anello, davvero non me l'aspettavo. Oh, Claire, adoro le sorprese. Non posso dire di avere capito questo di voi, Vinny. Preferisco sapere quel che mi aspetta domani, così sono più preparato. Sì, lo so, Claire, ma la vita sarebbe noiosa se sapessimo quel che ci riserva. Ma non è di certo noiosa da queste parti. In questa casa non si sa cosa ci capiterà domani. Oddio. Every day the Imadell knows my secret, knows it well, and yet I dare not tell thee, sweet Marie, sweet Marie, sweet Marie, come to me, not because your faith is fair, love to see. Every day the Imadell knows my secret, knows it well, and yet I dare not Molto bene, Harlan. Dunque, voi chi siete? Come vi chiamate? Margaret, signore. Come sarebbe Margaret? Margaret è già la cuoca. A casa mi chiamano Maggie, signore. Benissimo, Maggie. Se il suo nome è Margaret, è un buon segno, forse si fermerà con noi. Sapete, figlioli, che vostra madre un tempo faceva lo stesso strano effetto sulle cuoche? Se ne andavano tutte, chissà perché. E una volta, circa 14 anni fa... Sì, fu subito dopo la tua nascita, John. Che ranocchio sembra. Grazie, Margaret. Buongiorno, ragazzi. Buongiorno, mamma. Buongiorno, mamma. Buongiorno, Claire. Buongiorno, Vinny. Siete forse pronta per un matrimonio? Davvero, caro? Sì. Dormite bene? Sì, grazie, Claire. Sedete, Vinny. Sedete, ragazzi. Grazie, Clarence. Ah, siete tutti molto eleganti stamane, eh? Che programmi avete per la giornata? Ebbene, questo pomeriggio la mamma di May Lewis darà una festicciola per i compagni di ballo di May e Harlan è invitato. Io non voglio andarci, mammina. Harlan, non vuoi andare a mangiare la torta e i pasticcini? May Lewis tutte le volte cerca di baciarmi. Quando crescerai non ti seccherà che le ragazze vogliano baciarti. Vero, Clarence? Questa è per voi, Mr. Day. Dove devo metterla? Oh, è per me, credo. Portatela di sopra, Maggie. Portatela qui, Maggie. Che cos'è? È per me, papà. Clarence Day Junior. Fa vedere? È un pacco di McCreary's. È stato accreditato. Che cos'è? Claire, non c'è alcun motivo di preoccuparsi. Quantomeno vorrei sapere cosa mi viene accreditato. Claire, basta brontolare. È un vestito nuovo per Clarence e non vi costerà un solo penny. Qui c'è scritto $15, quindi mi costerà $15. E avevo detto a Clarence... Fidatevi di me, non vi costerà un penny. Spiegatemene dunque il perché. Perché Clarence ha restituito il cane e in cambio ha preso il vestito. Ma certo, il vestito costa $15, non è vero? Sciocchezze, il vestito ha sostituito il cane, non capite? Allora sono $15 per il cane. Ma Claire, non è così. Non ci siamo tenuti il cane, l'abbiamo riportato. Ma...
Ma... Dunque, scusate, Vinny. Il vestito? Il... No, no, non è così che tornano i conti. Ma Claire, sono sorpresa. Di solito siete così bravo con le cifre. È tutto molto chiaro per me. Vinny, dovrò pagare per una cosa o per l'altra. E voi spiegateglielo. Da McCrary's non si regalano vestiti né cani della Cina. Lo capirebbe anche un bambino. Anche se Clarence ha ritornato il cane, noi... Ma... Questo capriccio botanico deve lasciare questa stanza. John, sei stato a vendere medicinali ai vicini? Sì, mamma. Medicina per cani? No, mamma, non era per cani. È una lettera di Mrs. Sprague che dice di aver comprato quella medicina, ma che suo figlio ne ha dato un po' al cagnolino che è morto avvelenato. Pretende $10 per un altro cane. Come? Fate vedere quella lettera. Ma non avrebbe dovuto darla al suo cane, è per gli uomini. È il balsamo del dottor Bartlett, preparato con formula segreta. Tu sei andato dai nostri amici vicini a vendere un rimedio da ciarlatano. È una buona medicina, papà, può confermarlo anche la mamma. Vini, esigo una spiegazione. Non ne so nulla, Claire, ma sono certa che John... Oh, no, ricordate quel giorno che la mamma... Basta così. Andrai casa per casa a ricomprare le bottiglie di quel miscuglio una per una. Ma ogni bottiglia costa $1. Costi quello che costi. Aspetta, ti do io quei soldi. Quante bottiglie hai venduto? 128. 128? E Claire, vi ho sempre detto che John ha un gran fiuto per gli affari. Giovanotto, verrai in ufficio con me. Ti darò i soldi per quei medicinali. $128. Con i $10 per Mrs. Sprague fanno $138. Grazie, Vinny. Il tutto sarà dedotto dalla tua mancia. Ciò vuol dire che non vedrai un solo penny finché l'intera somma non sarà restituita. Ma mi ci vorranno 10 anni. Per Dio! Che succede, Claire? Cosa c'è? No, non è possibile. Non aprite quella porta! Torneranno ad accamparsi qui armi e bagagli. Ma io non lo accetto, io non lo accetto! Ma Claire! Non fatele entrare! Claire, zitto, vi sentiranno! Fatele risalire sulla carrozza e rispeditele nell'Ohio! Ma non potete voltare le spalle ai nostri parenti! Si ostinano a prendere la carrozza quando gli omnibus si fermano fuori. Adesso calmati, senza tante storie. John, pensa ai bagagli. E perché si ostinano a considerarci un albergo? Cora, Mary, è un vero piacere riavervi con noi. Come state, Vinny? Eravamo in pensiero per voi. Sto bene ora. Vi siete divertita? Sì. È stato meraviglioso, davvero? Grazie. John, vi siete fatto un uomo davvero. Grazie tante, cugina John, Cora. Vai a prendere i bagagli. Salve. Salve. Whitney, come stai, caro? Bene, grazie. E il piccolo Salve. Harlan? Hai fatto il bravo? No. Claire, guardate chi c'è. Cugino Claire, siamo già di ritorno. Santa madre, che piacere essere qui. Come state, Mr. Day? Come state? Venite a far colazione con noi. Oh, abbiamo già fatto colazione. Beh, noi avevamo quasi finito. Io non ho ancora finito. Allora sedetevi, Claire. Prendete ugualmente una tazza di caffè. Ah, grazie. Mary, accomodatevi, Cora. Maggie, per cortesia, due tazze. Santa madre, sembra di essere a casa. Claire, non fate raffreddare la colazione. Maggie, servite il caffè. Sì, signora. Dov'è Clarence? Sarà di sopra a liberare la stanza per cederla di nuovo a voi. Oh, Vinny, non possiamo fermarci per la notte. Nonno Evett ha bisogno di assistenza. Ecco perché ce ne torniamo a casa. Partiremo con il treno delle 5 questo pomeriggio. Cugina Cora, è un vero piacere riavervi con noi. Ma chi potrà mai essere? Questa volta non sarà di certo un'altra lettera per Clarence. Durante la vostra assenza il postino ha dovuto fare gli straordinari. È la carrozza, signora. Come, come? È la carrozza per andare a Audubon Park. Oh, e chi va a Audubon Park? Tutti noi, caro. Cora, è accaduta una cosa meravigliosa. Claire si farà battezzare stamattina. Vinny, ma cosa dite? Ho detto che vi farete battezzare stamattina. Non mi farò battezzare né questa mattina né mai! Avete promesso che restituito il cane della Cina vi sareste fatto battezzare. Nego di avere detto una cosa simile! Clarence era presente e vi ha sentito. E la carrozza ci aspetta. La carrozza?
Vinny! Rimandatela indietro! Non ci penso nemmeno. Farò in modo che andiate in paradiso. Ma non posso arrivarci in carrozza! Però potete arrivarci in carrozza. Non so se vi faranno entrare in paradiso, ma come minimo dovete essere battezzato. Non mi rifiuteranno per una quisquiglia come questa. Claire, non brontolate. Affrontate la realtà. Dovete riappacificarvi col Signore. Ma se non era per voi, non sarebbe stato nemmeno necessario. Arlan, Whitney, prendete il cappello. Clarence, John! Sì, mamma. Siamo tutti pronti. Il mio breviario. Arlan, fatti sistemare il cravattino. Vinny, siete impazzita? Pensate di far assistere i miei figli a tanta ridicolaggine? Ma Claire, saranno orgogliosi di voi. Suppongo che Arlan debba farmi da padrino. Vinny, non subirò questo affronto. Punto e basta. Ma Claire, se davvero la pensate così... Esatto. Basterà lasciare a casa i ragazzi. Ma non parlavo per i ragazzi. Sono pronto, mamma. Oh, John. Vinny, non ho tempo per simili cose stamattina. Porterò John con me in ufficio e gli darò i soldi per quella medicina per cani. Non era medicina per cani, papà. Giovanotto, usciremo immediatamente. Nemmeno per idea. Mi avete dato la vostra parola il giorno in cui stavo quasi per morire. Sì, sarebbe morta se non le avessimo dato quella medicina. Per questo vi dico che è ottima. Hai dato a tua madre quella medicina per cani? John, come hai potuto? Ma certo, mamma, l'abbiamo messa nel tè quella mattina. Oh, John. No, Vinny. Ripenso a quel giorno. Avremmo potuto perdervi. Ora state bene, grazie a Dio. Ma cosa ho passato quel pomeriggio? Come mi sono sentito? Non lo dimenticherò mai. L'avete già dimenticato. Ma cosa dite? Fu quando mi prometteste di farvi battezzare. Sì, beh, l'ho fatto solo perché vi credevo sul punto di morire. E tutto questo solo perché John vi ha dato la sua medicina per cani. Non vedete? Questa faccenda è del tutto illegale. Supponete di avere torto. Non fa alcuna differenza per voi. Non vi importa di ritrovarmi in paradiso. Non vi importa di rivedere me e i ragazzi in cielo. Oh, Vinny, siete ingiusta con me. Va bene, Claire. Se pensate di non amarci tanto... Non possiamo impedirvelo. Ma questo che cosa c'entra? Amo la mia famiglia come qualunque altro uomo. È una vita che lavoro soltanto per... Oddio, quella carrozza. Vinny, non vi siete ancora rimessa per andare fino a Audubon? Oh, in carrozza non mi stancherò. Ma ci vorrà l'intera mattinata. E quelle carrozze costano un dollaro all'ora. Questa è una delle carrozze migliori. Costa $2 allora. E allora sbrigatevi! Cosa aspettate? Mettetevi il cappello! Oh, dannazione! Alleluia! Amen! Signorina, se non era per voi, nessuno avrebbe saputo che non ero battezzato! Buongiorno, Mr. Day. Andate in ufficio? No, vado a farmi battezzare.